Ben ritrovati, fedeli followers della Fairy Family Film. So che vedete spesso, ma è troppo forse il mio faccione, due volte ieri, una volta oggi. Questa mattina però è uscito su Netflix Army of the Dead, il nuovo ultimo film di Zack Snyder. Non potevamo non vederlo, non potevo non vederlo, non potevo non recensirlo. Non sarà una recensione divisa come è abitudine, spoiler e non spoiler, sarà una fila in realtà di spoiler. Non che ci sia troppo da spoilerare in realtà, e non sarà nemmeno una recensione molto lunga, come potete immaginare se avete visto un trailer, se conoscete il genere di film di cui si sta parlando. Non è un film, come dire, intellettualmente complesso che richieda grosse riflessioni di carattere etico, morale, filosofico, eccetera, eccetera, per cui andrò molto molto sul sodo e molto molto velocemente. È un film che si può guardare appunto se si spegne il cervello e se si cerca di valutarlo solo, come dire, di pancia. E in questo senso è un film che funziona, che soddisfa, ha tutti i caratteri necessari proprio per arrivare a destinazione, per lanciare, per portare il suo, tra virgolette, messaggio, anche se non so se si possa parlare di messaggio per questo genere di film. È un film molto lungo, sono 2 ore e mezza, non si sentono perché c'è molta azione, perché c'è molto ritmo, perché c'è abbastanza adrenalina, perché il film corre molto, non c'è, come dire, momento di stasi, di riposo, e questa è una cosa molto buona, il ritmo è una cosa molto buona. C'è tutto Zack Snyder in questo film, se voi avete visto la nostra recensione della Snyder Cut. Justice League, che è uscita in questo caso pochi mesi fa, poche settimane fa, passa velocissimo, ma il tempo non mi ricordo più. Sapete insomma quali sono i caratteri del cinema di Zack Snyder: rallenti, e ce ne sono un sacco, una certa costruzione epica, epicheggiante, e del frame se stesso, ma anche del film, il respiro è quello. Ci sono certe scene, soprattutto sul finale, certe inquadrature che ricordano quasi certi scorci della Justice League, appunto, questa desolazione, questa distruzione, questo tono epico, questa musica sempre così piena, gonfia, tronfia quasi in certi casi, che accompagna le scene. C'è una certa tonalità horror che ho apprezzato personalmente. Ci sono certe innovazioni nell'affrontare gli zombie. Army of the Dead, non è uno spoiler che gli zombie siano protagonisti, che ho apprezzato e che si vedono già nel trailer. Abbiamo degli zombie nuovi, zombie un po' diversi, zombie intelligenti, zombie che non vediamo molto spesso, non vediamo quasi mai rappresentati, soprattutto in TV più che al cinema, visto che è la TV che ha affrontato gli zombie. Più che il cinema, diciamo che se dovessimo cercare un punto di riferimento televisivo, appunto, siamo più dalle parti di Z Nation che dalle parti di The Walking Dead. Come cazzarità, diciamo che siamo più dalle parti di Z Nation, come volontà di non prendersi sul serio per gran parte del film, siamo dalle parti di Z Nation. Nel finale torniamo un po' da The Walking Dead, questo bisogno di tornare seri, no? Di lanciare il messaggio a tutti i costi, sul finale. Che per carità non fa impazzire, però si può inserire all'interno di un discorso quasi autobiografico di Zack Snyder. C'è un rapporto padre-figlia che, come dire, viene esplorato nel corso del film. I personaggi sono molto piatti, i personaggi non vengono quasi minimamente approfonditi, sono molto macchiettistici. Il rapporto padre-figlia che noi vediamo nel film, c'è un rapporto padre-figlia che noi vediamo nel film. È sicuramente autobiografico, sicuramente lo sapete, la figlia di Zack Snyder si è tolta la vita proprio mentre stava girando Zack Snyder la Justice League, da qui tutti quei problemi anche produttivi di montaggio, eccetera, eccetera, per cui ecco, in questa volontà di lanciare un messaggio, questa volontà di rappresentare a tutti i costi, anche con certe forzature che ci sono, la sceneggiatura è in certi casi molto debole da far cadere le braccia, per non dire di peggio, ho visto insomma questa volontà di costruire un rapporto, di lanciare un messaggio, di dire ecco qui c'è un riferimento mio autobiografico, personale. E per carità ci sta quello che ha vissuto Zack Snyder, che vuoi dire, insomma, è una cosa sconvolgente che va al di là, insomma, di quello che di cui si può, insomma, pensare, dire, per cui un messaggio di questo tipo
se lui vuole darlo, lo deve dare e nessuno può dire niente. Intrattiene, Army of the Dead intrattiene, per il resto fa bene il suo mestiere, molto splatter, diciamo c'è tutto il corpo centrale del film che è anche molto divertente, molto ritmato, appunto, c'è molto, molto sangue, molte armi, molto testosterone. Abbiamo il tipico film da questo punto di vista, insomma, i tipici personaggi. Tipiche figure, tipiche maschere, ecco, parlando di personaggi stereotipati. Se avete 2 ore e mezza di tempo, se amate questo genere di film, se volete un intrattenimento senza troppo pensiero dietro, con Army of the Dead, Zack Snyder è il vostro film, uscito su Netflix questa mattina, lo ribadisco. Mettete mi piace a questo video, a questa recensione, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, se l'avete visto, cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo molto presto con nuovi video della Fairy Family Film. Ciao a tutti.